Segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Il Signore sia con voi. Ci ritroviamo a celebrare per noi, gruppo di pellegrini italiani, l'ultima Eucaristia in questa cappellina. Stiamo partendo e siamo qui per ringraziare in particolare con Maria per questi giorni straordinari, questa esperienza di fede, di condivisione profonda che abbiamo vissuto in questi giorni. E vogliamo ancora una volta portare davanti a Maria, davanti a Gesù, le persone che ci hanno chiesto una preghiera, un ricordo particolare, in particolare le persone che soffrono, le persone che hanno bisogno di un sostegno, di un aiuto materiale, ma soprattutto anche spirituale. Ecco, allora ci disponiamo a celebrare questa Eucaristia che è un ringraziamento al Signore stesso, disponendoci ad ascoltare la Sua parola e a spezzare insieme ancora una volta il pane della vita. E chiediamo perdono al Signore per le nostre mancanze, per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. Etergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose, parola di Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne. E benedetto il Signore Dio, che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Tu sei l'onore del nostro popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode.
Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Amen. Bello ascoltare, riascoltare questa parola che ci apre alla speranza. In particolare la prima lettura del libro dell'Apocalisse ci descrive la nostra meta, il nostro orizzonte, questa promessa del Signore: un nuovo cielo, una nuova terra. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Il Signore Dio è il Dio con noi. Lui tergerà ogni lacrima dai nostri occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né l'affanno, perché le cose di prima sono passate. Ecco, sono parole che ci aprono la dimensione dell'eternità. Ci fanno percepire come la nostra vita sia custodita nelle mani di Dio, un Dio che non ci abbandona mai neanche nella sofferenza, nella prova, nei momenti in cui magari sentiamo la fatica, il peso della vita, le prove della vita. Ed è a questa promessa che noi ci appelliamo, una promessa che non cambia solamente il nostro futuro, ma che cambia anche il nostro presente. Perché questa promessa di vita è una promessa che ci fa aprire gli occhi sulla verità di noi stessi, sul nostro essere figli amati da Dio, sul nostro essere davvero appartenenti al Signore Gesù, a Maria, sua madre, sentirci legati in quella comunione dei santi che ci lega gli uni gli altri per sempre. Ecco, allora vogliamo davvero custodire dentro di noi questa promessa, una promessa che ci aiuta e sostiene il nostro presente, che ci aiuta a scegliere nella nostra vita quali sono le priorità, quali sono le cose importanti, ci aiuta a fare discernimento, ci aiuta a vivere con coraggio la nostra vita e ci aiuta ad essere testimoni di amore e di speranza. Perché la promessa nella vita, la promessa nella vita eterna, ci rende davvero capaci anche di viverla ora questa vita, di trasformare la nostra vita in un dono d'amore, come ha fatto Maria. Maria che vogliamo anche noi prendere nella nostra casa, nella nostra vita, sentirla vicina come una madre, come una sorella, come una presenza che ci accompagna e ci sostiene nella fede, nel coraggio. Ecco, allora apriamo il nostro cuore a Gesù, a Maria, vogliamo affidare davvero il nostro cammino a lei, vogliamo sentire che questa parola che abbiamo ascoltato, una parola che plasma la nostra vita e ci dona un orizzonte nuovo. È come questo sole che stamattina davvero brilla sopra di noi, quel sole di giustizia che è Gesù, davvero possa sempre illuminare la nostra esistenza e dare forza e coraggio a noi e a tutte le persone che portiamo nel cuore, che vogliamo attraverso Maria affidare al Signore. In questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera,
collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché, in comunione di fede con Maria, ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché, in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché, per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Dal nostro gruppo di Nainate Milano, Vicenza, Bassano del Grappa, Liedolo di San Zenone, cara Madonnina di Fatima, oggi siamo qui tutti riuniti da molto lontano per poterti lodare e ringraziare per questo grande dono che ci hai fatto. Eccoci, Madre di tenerezza, con le nostre umili preghiere. A te ci rivolgiamo e ti confidiamo tutte le nostre preoccupazioni e ti imploriamo di sostenere la nostra fede e di accompagnarci sempre nel nostro cammino. Accoglici, cara nostra Mamma di Fatima, proteggi tutti i nostri cari, allontana da noi le malattie e le preoccupazioni. Proteggi i nostri bambini da questo mondo pieno di insidie e converti questa nostra povera umanità. Grazie di cuore, Immacolata di Fatima, e fa ancora che il nostro cuore sia vivo e pieno di amore, autentico, per Dio, Padre nostro Creatore, per Gesù nostro Salvatore e per lo Spirito Santo, autore dell'amore stesso. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria,
Noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa diocesi, Antonio, e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati anche dei nostri fratelli, parenti ed amici che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siamo figli di Dio e lo siamo realmente, veramente. Allora vogliamo davvero unire i nostri cuori al cuore del Padre. Vogliamo invocare il Signore sulla nostra vita, pregando quelle parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. E l'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, Tu è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con gioia e con impegno scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, e togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione finale su di noi, ora Don Michele, che presiede l'Eucaristia, benedice sotto lo sguardo della Vergine Maria anche gli oggetti religiosi che avete portato. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché, per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta, diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. E su tutti noi, attraverso l'intercessione di Maria, discenda la benedizione di Dio l'Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Date gloria al Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Spirito Santo.